vantaggi soprattutto nei comuni del Vesuviano e a Torre del Greco, dove stiamo raggiungendo quota 1000 persone attualmente positive. Per questo è molto probabile che venerdì l'intera regione verrà chiusa di nuovo in zona rossa dalla cabina di regia per il monitoraggio. Abbiamo fatto un sopralluogo, diciamo, per le strade del centro di Torre del Greco per vedere come i torresi stanno reagendo a queste nuove chiusure e soprattutto se stanno rispettando le norme. I dati epidemiologici della regione Campania potrebbero portare a una zona rossa da venerdì. Lei pensa sia giusto? Sì, sia molto giusto, perché solo per sconfiggere questo male indefinito e subdolo ci vuole, diciamo, delle restrizioni efficaci ed efficienti. E in più il vaccino che stiamo aspettando, si fa troppo chiacchiere sui vaccini e non si capisce dove devono venire, dove devono arrivare. Purtroppo il nostro sistema preferisce fare i tamponi che costano molto di più e non il vaccino. Questa è la reale situazione. A zona rossa per cosa? Voglio capire. Che chiudiamo, è zona rossa che possiamo fare più morti o più malati di Covid e poi chiudiamo il pronto soccorso. Ma allora, qua ci dobbiamo credere noi al Covid, ma le istituzioni non ci credono. Perché la sanità, oggi la sanità, chiudiamo l'ospedale Maresca, allora che vogliamo fare? Facciamo perché ci devono chiudere? Poi dove ci curiamo? Di prima non crederci, la zona rossa, perché dicono zona rossa, zona arcobaleno, sono le nostre istituzioni che non credono al Covid. Perché questi qua vogliono fare soldi, questi qua vogliono che noi ci ammaliamo e moriamo, perché così vogliono. Perché se noi chiudiamo il Maresca, lo ripeto di nuovo, se noi chiudiamo il Maresca, allora sono i primi loro che non credono al Covid. Quello che preoccupa maggiormente è la totale assenza di controlli, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Sappiamo che i contagi si stanno trasmettendo soprattutto attraverso cittadini di giovane età, ragazzi che non rinunciano a un caffè con gli amici, a un aperitivo. Il sindaco aveva disposto maggiori controlli in città proprio per controllare queste fasce della popolazione e inibire comportamenti scorretti, ma come possiamo osservare, di volanti non c'è neanche l'ombra. Da venerdì potremmo rientrare in zona rossa, cosa ne pensa? È fatto bene, perché qua non c'è controllo, non c'è niente, non c'è niente, praticamente niente, niente di niente. I vigili non ci sono, i carabinieri, niente, i controlli non ce ne sono. Quindi pensa che i torresi non rispettino già le norme che ci sono? No, per niente affatto. Ma basta guardare in giro, vede tutta questa gente che c'è in giro. C'è un casino praticamente, non va bene così. Siccome tante persone non prevengono determinate cose, credo che una zona rossa ci può stare, però per un periodo di tempo limitato, non troppo lungo, perché poi dobbiamo anche dare le possibilità di lavorare, di mandare avanti le imprese e tutto quanto. Credo che è una decisione che dovrà essere accettata, ma non per un troppo tempo lungo, diciamo. E credo che il comune dovrebbe anche dare dei sussidi alle persone che hanno bisogno in questo periodo, in questa fase. I contagi si stanno diffondendo anche e soprattutto fra i giovani. Pensi che rispettano le varie normative? Allora, io credo che se inizio io, se inizia un'altra persona, iniziamo tutti, l'unione fa la forza e possiamo vincere. Però non dobbiamo essere menefreghisti, dobbiamo essere uniti e dobbiamo combattere questa epidemia nel miglior modo possibile. La zona rossa andrebbe messa però con un po' di leggerezza, molto più morbida, che potesse dare spazio alle menti di poter essere libere in una certa misura.